Fai la differenza. Fai la differenziata. In un periodo così complesso e delicato come l'estate, il consumo di carta, plastica e quant'altro è davvero elevato. Una lattina, una cicca di sigaretta, una busta di plastica lasciate sulla spiaggia restano lì ad inquinare per molti anni. Anche in spiaggia puoi fare la raccolta differenziata. Sono moltissimi infatti gli stabilimenti balneari e le spiagge libere con gli appositi contenitori. Fai la differenza. Fai la differenziata. Amici di Around Padel, come avete visto, oggi abbiamo fatto qualche chilometro in più per venire a trovare questo centro bellissimo che si trova a Termoli e che si chiama Mon Club. Siamo qui con la proprietà, Paolo Dell'Acqua. Ciao, ciao. Paolo. Ciao. Allora Paolo, ciao. Dici un po' come è nata l'idea Mon Club. Allora, l'idea è nata 5-6 anni fa tra me e il mio socio Piero Boggia. Noi siamo due maestri di tennis che lavoriamo attualmente ancora su Termoli.
metterci in proprio soprattutto per la scuola tennis. Nel frattempo c'è stato il Covid e si è sviluppato in Italia e anche a Termoli il padel, e quindi abbiamo deciso di rimodulare l'impianto per puntare soprattutto sul padel. Attualmente qui abbiamo 5 campi da padel, altri 2 ne stiamo facendo fuori in un'altra senso struttura, metteremo anche 2 campi da pickleball e sicuramente entro settembre avremo altri 3 campi da tennis. Accidenti. In questa zona. Quindi una vera e propria cittadella dello sport. Diciamo che sì, oltre al padel noi veniamo dal mondo del tennis, quindi il tennis comunque l'abbiamo dovuto mettere dentro per forza perché è la nostra prima passione. Metteremo anche 2 campi da beach tennis e beach volley. A parte lo sport faremo degli appartamentini come foresteria e una piscina sicuramente qui a fianco, e sì, speriamo che diventi una cittadella dello sport. Davvero un'eccellenza del centro Italia. Allora, Paolo, la cosa che sorprende davvero tanto è vedere la quantità di attività che svolgete con i vostri soci e che dedicate a loro. Ovviamente il venire dallo sport vi ha aiutato molto in questo, ma dici un po', come vi approcciate con il cliente e in che modo riuscite a coinvolgerlo sempre e farlo essere presente qui in struttura? Sicuramente noi appena aperti, dal novembre del 2021, subito abbiamo avuto i tanti film. Io credo perché venendo dal tennis e quindi avendo circa 120-130 allievi alla scuola tennis nel corso degli anni, naturalmente gente con la racchetta ce n'è passata davanti, quindi sul territorio siamo abbastanza conosciuti come maestri di tennis, sicuramente questo ha aiutato. Poi la gestione quotidiana, perché noi siamo all'interno dell'impianto a gestirlo quotidianamente, io, il mio socio Piero Boggia, mio nipote Giovanni, la mia compagna e la moglie di Piero Arianna, noi siamo quotidianamente dentro l'impianto, gestiamo tutto noi, e questo fa in modo tale che siamo a stretto contatto con tutti i clienti e quindi cerchiamo di riuscire ad andare incontro a ogni esigenza di quelli dei ragazzi che sono venuti. Esatto. Prima, quando ci siamo conosciuti, mi hai detto una cosa che mi ha colpito. Voi conoscete esattamente il nome e cognome di ogni persona che entra all'interno di questo circolo, ma soprattutto le loro abitudini. Sì, noi praticamente viviamo qui, da quando abbiamo aperto viviamo qui, passiamo 14-15 ore al giorno qui dentro, quindi tutti quelli che entrano, chi era amico prima, chi lo è diventato dopo, naturalmente si è creata una sorta di comunità del padel e cerchiamo di soddisfare il più possibile quelli che vengono a giocare da noi. E vi garantisco che questa cosa è davvero visibile. Paolo, tu vieni dal mondo del tennis, vogliamo sfatare insieme finalmente questa cosa che inizia a essere anche un po' stridente, che il padel viene giocato da chi non riusciva nel tennis? Il padel viene giocato soprattutto da chi riusciva nel tennis, e chi non riesce nel padel è convinto che il padel sia per gente che non riesca nel tennis. Il tennis è sicuramente uno sport più complicato, più tecnico del padel, quindi è più difficile, diciamo, divertirsi immediatamente. La fortuna del padel è che il campo è più ridotto, si gioca in 4, è socializzante, tecnica ce n'è di meno, è più facile approcciarsi e divertirsi sin dalle prime partite. E questo è il vero motivo per cui il padel sta spopolando. È piacevole, è facile, più facile di altri sport. Più facile non vuol dire che tutti quanti possono giocare bene a padel, è più facile divertirsi. Quindi ognuno si diverte per il proprio livello e sicuramente questo aiuta molto. Esatto. Ora la nuova sfida è il pickleball. Sì. Noi stiamo facendo, nel capannone nuovo che stiamo facendo, che è terminato quasi, metteremo sicuramente 2 campi da pickleball, ci proviamo e sperando che vada bene. Vogliamo dire agli amici di Termoli e ovviamente delle zone limitrofe quando saranno pronti? I campi saranno pronti la settimana prossima. Sono pronti. Quindi invitiamo tutti a venirvi a visitare e a provare. Certamente. Paolo, ti ringrazio. Grazie a te. E un grosso in bocca al lupo per il futuro. Grazie.
eccoci amici di Around Padel con lo staff tecnico del Monclub di Termoli. Siamo con il direttore tecnico Thomas Chiroga. Piacere. Ciao Thomas, piacere. Ci vuoi presentare gli altri membri dello staff? Sì, qua abbiamo Mirella, lei si prende sempre il gruppo più grande di persone che cominciano da poco, pure i bambini più piccoli. Poi abbiamo Alessio, lui pure prende ragazzi già più grandi che hanno una base, lei fa la base, lui poi prende, comincia a lavorare a partire dalla base. E pure adulti, ha diversi livelli. Poi c'è Kevin, che oggi non c'è, però fa lo stesso lavoro, sempre prende ragazzi, bambini più grandi, e gente di un livello medio che può cominciare. E poi sono io che mi trovo forse con ragazzi più grandi che vengono forse da tennis, che hanno una base più solida. E poi diversi livelli, da livello avanzato, alto, fino a basso, intermedio. Faccio quel gruppo. Bene, ma soprattutto ecco, abbiamo citato un po' gli agonisti. Sì. Quindi, pure a livello agonista lo faccio io, facciamo lezioni di gruppo, singole, facciamo pure clinics da 2 ore, che prende un po' di cesto, un po' di tattica, un po' di partita pure. Facciamo, la settimana facciamo una lega, sì, maschile, femminile, martedì, giovedì. Lei fa tornei, diversi tornei, pure per diverse persone. Il gruppo grande che fa, le donne, sabato pomeriggio facciamo un gruppo da 25 persone più o meno, 25-30 persone, occupiamo tutti i campi e pure tornei ragazzi, facciamo così. Benissimo, quindi attività davvero per chiunque, per chi si approccia adesso a questo sport, per chi magari vuole iniziarlo a trattare come davvero uno sport. Sì. Qualcuno che si confonde un po' con il tennis, pensa che è bravo a tennis, quindi è bravo a padel. Si devono cambiare un po' le cose, però si può fare. Però ci riusciremo sicuramente. Certo. Thomas, all'interno del Monclub c'è una piccola palestrina, quindi curate anche l'aspetto fisico. Sì. Ci abbiamo pure... Bueno, un ragazzo non c'è, prende pure l'aspetto fisico. Sì, qualche esercizio fisico dentro in campo, un riscaldamento prima, un po' stretching, un stretching dopo la partita, dopo l'allenamento. Importante farlo sempre prima e dopo, sennò... fa male. Se no ci si fa male. E noi dobbiamo assolutamente evitarlo. Allora, intenzione della proprietà è quella sicuramente di creare una squadra di agonisti. Sì. Intraprendere un percorso anche con la federazione. Sì. Quindi stiamo iniziando a selezionare i giocatori. Abbiamo già un gruppo, già un livello avanzato, più agonista. Abbiamo fatto Serie D, lo abbiamo fatto a Campobasso. Stanno ancora giocando. Facciamo pure una squadra di PRA, abbiamo 2 squadre di donne e ragazze che sono tutte e 2 arrivate alla fase nazionale, quindi abbiamo un bel livello per la regione che è un livello alto. Perfetto. Allora, Thomas, una persona che volesse iniziare un percorso di lezioni con voi, che cosa deve fare? Qua può chiamare la segreteria, pure a noi, offriamo un pacchetto da 5 lezioni, 10 lezioni. Facciamo scuola, lezioni in gruppo, singole, facciamo lezioni partita pure, lezioni guidata, se ad esempio sei bravo a tennis, sai giocare più o meno, ma non ti sai mettere in campo padel, quello pure lo pensiamo noi, possiamo pensare. E questa è davvero una cosa interessante, infatti ragazzi siamo stati qui mezza giornata e abbiamo visto i ragazzi sempre costantemente impegnati in campo. Allora, benissimo, abbiamo detto tutto. Organizzerete degli open day, delle giornate in cui fate provare? Sì, mo che finisce un po' l'estate, un po' dopo il caldo, vogliamo fare un open day, pure per i bambini che vogliono cominciare, adulti che non conoscono, che si vogliono inserire, pure una persona grande, forse un po' difficile che si inserisca da solo, quindi abbiamo diversi gruppi, si può inserire qualsiasi orario, cominciamo alle 8 della mattina, finiamo alle 12, finiamo tarde, quindi siamo tutto il giorno, lunedì e domenica. Quindi un campo sempre dedicato all'Accademia. Sì. Mo che fanno altri 2 campi, forse 4, vogliamo fare solo campi per lezioni. Bene, ma di voi chi si occuperà di pickleball? Pickleball, abbiamo un'istitutrice bravissima qua, che ci ha fatto il corso, e aspettiamo che si mette già in campo con tutti quanti, no? Bene, bello. Allora la squadra c'è e vi aspetta, ora mancate soltanto voi. Ragazzi, io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie. Grazie.
All'interno dei centri fisioter, l'approccio alle patologie del gomito dei giocatori di padel ha come primo momento la valutazione specialistica per l'inquadramento diagnostico della patologia tendinea e la spiegazione di quelli che possono essere stati i motivi che hanno portato al dolore del gomito. La terapia fisica d'elezione per le patologie acute o croniche del gomito sono le onde focali, onde elettromagnetiche che hanno un effetto di indurre la riparazione del tendine, un effetto antinfiammatorio e antalgico, ma soprattutto quello di sviluppare il potenziale rigenerativo del tendine stesso. Le onde radiali, in accoppiata con le onde focali, vengono utilizzate per ridurre la resistenza e i punti di contrattura all'interno dei muscoli estensori dell'avambraccio, che hanno direttamente rapporto con il tendine del gomito. La prevenzione dei processi infiammatori a carico delle sedi di inserzioni tendine del gomito prevede una muscolatura forte ma allo stesso tempo elastica, non contratta. È quindi indispensabile effettuare della tecarterapia sui muscoli dell'avambraccio, a cui normalmente non riserviamo un allenamento specifico. In una prima fase di infiammazione, generalmente il dolore si presenta solo al riposo o al termine dell'attività sportiva, per cui una riduzione del numero e dell'intensità degli allenamenti, associata a delle terapie fisiche, potrebbero già risultare sufficienti per la risoluzione della sintomatologia. Ma quando questa condizione viene sottovalutata e i sintomi si aggravano, il dolore intenso sarà presente sia a riposo durante l'attività, creerà un'importante impotenza funzionale e a quel punto diventerà fondamentale l'approccio riabilitativo e la sospensione dall'attività sportiva per un determinato periodo. Siamo con Daniela Bonifacio, responsabile segreteria qui al Mon Club di Termoli, e con Francesca e Giovanni, i miei assistenti della segreteria. Voi siete praticamente le prime persone che il cliente si ritrova di fronte. Spiegaci un pochino. Allora, gran parte delle persone che arrivano sono persone che sono curiose di capire che cos'è il padel e quindi mi chiedono come prima cosa: ma cosa devo fare per poter giocare? Come funziona? Allora, noi ovviamente illustriamo innanzitutto il fatto di iniziare a fare qualche corso o almeno qualche lezione privata, quindi noi gestiamo sia i corsi che lezioni private per capire da che livello parte, perché poi ci sono persone che, venendo dal tennis o da altri sport, che basta poco per poter fare una partita, quindi iniziare ad approcciarsi al padel. E quindi gli do le varie informazioni sia sui costi, sugli orari, per quanto riguarda la lezione, quando dura il corso, perché poi facciamo anche tipo delle lezioni partite, organizziamo, c'è gente che sa i fondamentali del padel però non riesce ancora a gestire una partita, a stare in campo, quella dura un'ora e mezza e quindi viene guidato dal maestro in campo e prova a fare una partita. Ok, ci pensate voi quindi indirizzarlo. Gli spieghiamo come prenotare, una volta che si è avviato, come prenotare anche il campo, perché noi abbiamo un'applicazione, gestiamo tutto con un gestionale e con WaSport, dove il cliente può, il pannello, diciamo, di finestra temporale è ogni tre giorni il cliente può vedere i campi disponibili e quindi prenotarli. Se hanno delle esigenze particolari, poi noi dalla segreteria, insomma, riusciamo, che ne so, uno vuole festeggiare il suo compleanno facendo una partita di padel in un determinato giorno orario, vabbè, lo gestiamo noi.
Ovviamente tutti i frequentatori sono tesserati, perché è importante a livello assicurativo, soprattutto perché è capitato anche a me l'anno scorso che durante una partita di padel il mio compagno mi ha tirato una racchettata sul naso e mi ha rotto, ho avuto la frattura sì, del setto nasale. Quindi da quell'esperienza, il tesseramento sì, grazie al serve... tesseramento avevo appunto questa tessera che faccio a tutti i clienti come arrivano. Sono stata tra virgolette risarcita, certo non è un danno, per fortuna è stato permanente, però alla fine insomma, grazie alla, è stata una copertura assicurativa che mi ha aiutato almeno per le spese sì, sanitarie che importante. Ho affrontato, è importante. Poi per quanto riguarda anche trovare i giocatori, a volte, perché a volte arrivano due persone, anche soprattutto perché Termoli d'estate è un punto di meta turistica, arrivano dei vacanzieri che vogliono fare una partita, sono uno o due e gli manca sempre il terzo e il quarto, e noi aiutiamo a organizzare queste partite. Diciamo, noi lo viviamo a 360 gradi l'impianto, stiamo dalla mattina alle 8 fino alla sera a mezzanotte, 365 giorni l'anno, anche il giorno di Pasqua. Siete proprio vi assicuro un punto che di riferimento a giocare, quindi noi lo viviamo appieno, perché anche sì, se ci lavoriamo però cioè, lo sentiamo proprio nostro, quindi riusciamo a percepire e a capire le esigenze un po' di tutti, anche quando mi chiedono di trovare un giocatore, io già come lo guardo, già perché capisco un po' le dinamiche, riesco a capire questo giocatore va bene per quello, non va bene certo, per l'altro. Perché non è neanche semplice. Perché poi sono tutti esigenti, tutti comunque hanno dei lati insomma deboli, dei punti di forza, e quindi tu devi cercare di riuscire ad aiutare un po' tutti per poterli accontentare, perché se no, se il cliente è scontento non ritorna a giocare, soprattutto perché poi questo circolo è frequentato soprattutto da molte donne e non lo so, ha preso veramente tanto piede, le fa divertire tantissimo. Infatti ho sentito chiamato proprio il circolo delle donne. E veramente, noi abbiamo circa 800 iscritti, ma forse 500 sono solo donne. Veramente, no, non dico cosa... però veramente sì. Come mai? Perché, non lo so, perché probabilmente diverte, divertente, cioè aggregante. E me compresa, ha fatto conoscere altre, appunto, altre signore, altre ragazze, e condividiamo, ti devo dire, è nata una bella amicizia anche all'esterno del padel. Ma per quanto riguarda gli abbonamenti invece? Sì. Allora, gli abbonamenti, noi abbiamo degli abbonamenti mensili o trimestrali illimitati che permettono alla persona che viene a giocare in modo assiduo di farsi questo abbonamento e può giocare tutti i giorni in qualsiasi fascia oraria, che paga veramente, diciamo, pagando quell'abbonamento le partite gli vengono a costare, più ne fa più ne paga meno, cioè più vengono fantastico. Meno, diciamo. E quindi per un è una malato cosa di padel sì, è esatto, l'ideale. C'è chi che gioca dalle 3-4 volte a settimana, veramente tutti fanno quel tipo di abbonamento. Oppure per gente che è meno regolare, che frequenta una volta a settimana, ma anche due, fanno un abbonamento che può essere da 10 ingressi, 20 ingressi o 30 ingressi. Gli diamo una tesserina che ogni volta che lui viene a giocare noi smarchiamo, e diciamo più aumenta l'ingresso, quindi quello da 30 ingressi, più c'è un risparmio sul prezzo della partita che va a pagare. Bene, complimenti, grazie. Grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Crepi il lupo, grazie. Buona serata, grazie. Fai la differenza. Fai la differenziata.
un periodo così complesso e delicato come l'estate, il consumo di carta, plastica e quant'altro è davvero elevato. Una lattina, una cicca di sigaretta, una busta di plastica lasciate sulla spiaggia restano lì ad inquinare per molti anni. Anche in spiaggia puoi fare la raccolta differenziata. Sono moltissimi infatti gli stabilimenti balneari e le spiagge libere con gli appositi contenitori. Fai la differenza. Fai la differenziata. Presente per quanto riguarda l'abbigliamento qui al Moon Club di Termoli, Giorgia Dolci, titolare del brand TS Tennis Store. Tennis quindi. Sì, partiamo con il tennis. Nasco incordatrice abilitata a tornei nazionali e internazionali, quindi nel mondo del tennis. Successivamente nasce il primo negozio a Pescara e che poi ha dato seguito a tutto quello che era la mia storia. Quindi non solo tennis, successivamente anche fitness e negli ultimi anni con molto piacere finalmente ci siamo aperti anche al padel. Quindi dico finalmente e per fortuna perché ci ha dato modo di poter disegnare, ideare, creare delle più, realtà, con più fantasia. Esattamente, delle realtà molto più, finalmente c'è il colore, oltre all'immaginazione, quindi alla totale fantasia, colori, fluo, riusciamo a spaziare totalmente. Bene, quindi ti diverti da anche morire, proprio, da morire. Si percepisce. Sì. Senti Giorgia, quindi il negozio è a Pescara, sì, ma... Il negozio fisico è a Pescara. Però per chi non fosse di Pescara può comunque trovarci sul negozio online, quindi www.tstennisstore.com o su tutti i nostri social, perché giornalmente tutte le nostre pagine vengono aggiornate, quindi e si può acquistare anche tramite social. Quindi. E sei attivissima sui social, veramente un bellissimo lavoro. Giorgia, parliamo di capi interamente realizzati da te nel tuo laboratorio. Sì. Parlami un po' della tua attività quindi. Allora, la filosofia è quella del Made in Italy a 360 gradi, quindi sono stoffe acquistate solo esclusivamente in Italia con la certificazione italiana, per poi realizzate a chilometro zero, mi piace dire, nel senso che ideate, pensate e poi realizzate interamente in Abruzzo. Quindi con una piccola sartoria industriale riusciamo a dare vita a tutto questo e tu sei uno splendore. Fantastico. Oggi. Io sono innamorata di te. Ti ringrazio tra l'altro per gli abiti che... Questo è un sogno che si realizza, vedere il valorizzare la donna. Perché fino adesso ritengo che sia nel tennis che nel padel uomo e donna siano, la moda si sia fermata 30 anni fa, cioè non c'è alcuna iniziativa di niente, magari i tessuti sono andati oltre, le tecnologie sono andate pari passo con i nostri tempi, però i modelli assolutamente no. Quindi la mia è una sfida del tutto personale che sto portando avanti da tantissimi anni proprio perché credo nella valorizzazione. Cioè oggi sei realmente bellissima, sei femminile ma estremamente pratica perché sono tessuti di elastici, sono tessuti che ti danno massimo comfort addosso. Quindi la praticità ma non senza dimenticare comunque la bellezza di un capo. Si vede il lavoro che c'è dietro, si percepisce.
ma so che li realizzi non solo per quanto riguarda l'ambito, diciamo, sì, padel, sì, tennis, eccetera, ma anche il su misura e anche la totale personalizzazione per quello che può essere un circolo che ha un dress code, che comunque decide di avere dei colori sociali, vuole rispettare vestendo dalla segretaria a tutti i maestri, ha anche una linea dedicata agli stessi soci che si vogliono identificare in un circolo, comunque che può essere una squadra, che può essere anche una semplice festa di compleanno dove degli amici vogliono regalare una maglietta, una t-shirt divertente, unica. Ok Giorgia, complimenti veramente, ti ringrazio di tutto. Grazie, grazie a te. E in bocca al lupo. Crepi, crepi. Round Padel, siamo nell'area dedicata alla donna, qui alla Welcome Fitness. Abbiamo allenato il gesto specifico, anche quello più avanzato, ma soprattutto per la parte superiore. Ora dobbiamo andare a vedere il gesto specifico riferito agli arti inferiori. Per esempio, questo movimento, che nel padel facciamo spessissimo, va allenato. Sonia, ci aiuti a capire come possiamo fare? Certo che sì Nicola, gli arti superiori sono costantemente sollecitati durante il gioco del padel e non solo, le articolazioni degli arti inferiori sono anche quelle più a rischio, ancora più della parte superiore del corpo, quindi degli arti e del tronco. Quindi abbiamo sicuramente bisogno di un programma specifico per potenziare gli arti inferiori con degli esercizi che ci aiutino a supportare tutti quei movimenti che andiamo a compiere durante le fasi di gioco, quindi le battute, gli scatti, i cambi improvvisi di direzione, le frenate improvvise, le ripartenze veloci, i salti e le torsioni. Quindi in che modo possiamo potenziare bene questi arti inferiori, Sonia? Il programma più adatto a potenziare gli arti inferiori dovrà sicuramente mitigare tutti i possibili effetti dannosi che questi gesti che compiamo in campo possono avere a livello dell'articolazione degli arti inferiori. Bene, io sono pronto. Voi? Anche noi. Andiamo, certo. Anche noi. Benissimo. In questo caso andiamo a stimolare l'articolazione, una delle articolazioni molto importanti, che è l'articolazione sottoperonastragalica, in quanto nel padel questa articolazione viene sollecitata in inversione, eversione, pronosupinazione, flessione dorsale, flessione plantare. Prego. Ok, abbiamo creato qua l'elemento di instabilità. Perfetto. Benissimo, apri un po', perfetto. Adesso qui abbiamo una funzione di stabilità della catena posteriore e dei micro movimenti dovuti alla precarietà di equilibrio dell'articolazione sottoperoneastragalica in prono supinazione. Benissimo, sguardo sull'orizzontale, adduci le scapole, bene, perfetto. Ok Davide, prima abbiamo visto l'articolazione della caviglia, adesso andiamo a vedere proprio tutta la catena dell'arto inferiore, catena muscolare, esatto, dell'arto inferiore. Perfetto, il vantaggio che abbiamo sulla macchina è di creare quello svantaggio che comunque riusciamo a gestire, perché certo, continuiamo con l'elemento in stabilità, perfetto, però guidato, okay, soprattutto guidato dai bracci indipendenti, quindi abbiamo solo il vantaggio del ricreare questo tipo di situazione. Benissimo. Quindi ci mettiamo sul foam roller, ci mettiamo in posizione, abduciamo le scapole, guardo sull'orizzontale e torno su. Quindi qui abbiamo una sollecitazione dell'articolazione della caviglia in flessione plantare, flessione dorsale e in più abbiamo una sollecitazione in tenuta della catena posteriore.
Allora Davide, continuiamo con il nostro potenziamento degli arti inferiori, usando sempre delle superfici instabili. E andiamo a vedere un pistol squat, certo. Quindi con focus sempre sull'articolazione della caviglia e interessamento dei glutei e quadricipiti. Il principio è lo stesso di prima, cioè l'instabilità con l'elemento macchina che comunque ci crea il binario. Certo. Quindi creare elementi instabili ma con sicurezza, quindi per il rafforzamento. Faccio una precisazione, qui andiamo a sollecitare anche il quadrato dei lombi e gli obliqui, il fascio degli obliqui. Prego. Ok. Quindi Davide, adesso dopo una sorta di esecuzione di preattivazione degli snodi articolari dell'arto inferiore, caviglia, ginocchio, anca, andiamo a riproporre un esercizio un po' più dinamico. Perfetto, sì, prima abbiamo creato diciamo tutto il setting per prepararci proprio all'azione. Certo. Era più propriocettivo. Certo. Adesso andiamo a trasformarlo in dinamico. In dinamico è anche un po' più esplosivo. Assolutamente. Perfetto. Siamo pronti. Vai. Perfetto. Quindi continuiamo la nostra esecuzione con gli esercizi alle multiplana, con esecuzioni sempre globali, quindi che prevedono dei gesti specifici, delle situazioni specifiche che si riproducono in campo. In questo caso riproduciamo una palla bassa, okay, cui io devo uscire e la devo rimettere in pallonetto. Perfetto, approfittiamo di questa macchina proprio perché questa è un'evoluzione di quello che abbiamo visto precedentemente. Certo. Ok. La situazione è più specifica, quindi anche il gesto è leggermente più complesso. Benissimo. Mi andrò io a posizionare dal basso, in affondo, attenzione. Sì. Mi ripreparo. Perfetto. Quindi, come avete potuto notare, abbiamo sempre una sollecitazione globale, multiarticolare del nostro corpo. Too much of heaven. Lo so, un amore tossico, se il mio sbaglio più bello adesso che ti ho riperso in paradiso, suona disco inferno e gira la testa più di me, vedo bianco ma è soltanto il tuo vestito è una festa, e neanche mi dici ciao, parlavamo di tutto, non nemmeno un ciao, con te ero un altro come un jet top gun, la notte volava sopra la città, rido ma forse vorrei piangere, al cocktail aggiungerò una lacrima, mi hai detto ancora di no, oh, oh. Mi hai spento come un iPhone, proiettile. Beh, che dice, valsa la pena aver fatto qualche chilometro in più? Sicuramente sì, Shana. Oggi, grazie al Moon Club di Termoli, abbiamo iscritto ufficialmente il Molise alle regioni più appassionate di padel. Questa struttura è davvero interessante. 5 campi coperti, altri 2 in costruzione, più un campo di pickleball. Tantissimi iscritti, tantissimi soci, tanta passione, un team di istruttori davvero qualificato. Ma chissà, la prossima volta se troveremo un circolo all'altezza di questo. Vediamo, vediamo, dai. Ok, adesso sta per iniziare una lezione. Shana, per caso, vuoi migliorare il tuo per tre? Vorrei tanto, e c'è una scommessa aperta, ricordo. Esattamente. Shana, entro la 10ª puntata, dovrà fare un per tre. Mi raccomando, seguiteci fino alla fine per scoprire se ce la farà. Ce la farò. Se non lo facciamo me lo immagino. Dovrei, non dovrei.
Fai la differenza. Fai la differenziata. In un periodo così complesso e delicato come l'estate, il consumo di carta, plastica e quant'altro è davvero elevato. Una lattina, una cicca di sigaretta, una busta di plastica lasciate sulla spiaggia restano lì ad inquinare per molti anni. Anche in spiaggia puoi fare la raccolta differenziata. Sono moltissimi infatti gli stabilimenti balneari e le spiagge libere con gli appositi contenitori. Fai la differenza. Fai la differenziata.